Stata dentro sei la riga. Ciao mondo, oggi parliamo di Nirvana. No, non il film. No, non la band, ma il fumetto. Nirvana è un fumetto italiano pubblicato da Panini Comics, scritto da Emiliano Pagani e disegnato da Daniele Calori, meglio noti come i Paguri, che sono qua intenti ad autografarmi tutti i numeri di Nirvana. Calori e Pagani sono autori noti per la loro particolare comicità. Avete presente quel tipo di umorismo sottile e raffinato, basato su velate allusioni condite con frecciatine esilaranti e totalmente impreviste? Con quelle battute che a volte non capisci subito e ti serve un po' di tempo per comprenderle, ma quando ti arriva l'illuminazione inizi a ridere come un deficiente. Ecco, non è nulla che c'entri con Nirvana. La comicità dei Paguri è un filino più diretta e immediata, appena appena. Meno ricercata e più di impatto immediato. Meno elaborata e più grezza. Meno colta e più nazional popolare. Se avete presenti i loro precedenti lavori, sapete di cosa sto parlando. Pagani e Calori sono gli autori di Don Zauker l'esorcista, Striscia del vernacoliere, che narra le gesta di questo prete avido e opportunista che non esita a sfruttare l'abito che indossa per approfittarsi delle persone. La cosa più anticlericale che abbia mai letto dopo il Decamerone di Boccaccio. E sono anche creatori di Bircone, pubblicato su Il Male, un ritardato mentale che interagisce a modo suo col complesso mondo che lo circonda. Le persone che gli stanno accanto, i comizi politici, le manifestazioni di piazza. Ricordo di aver letto questa striscia in cui andava a un raduno del popolo viola e c'era una sciarpa che faceva una fine pessima. Insomma, è un umorismo abbastanza prosaico e licenzioso. Vuoi dire volgare? Sì. Di norma non è il tipo di umorismo che prediligo. Non trovo divertenti in sé le parolacce e le scene volgari, ma mi fanno ridere se c'è qualcosa dietro su cui ridere, se sono funzionali alla battuta e non la battuta. Ma se ridi sempre alle battute più becere, Nirvana soddisfa questi requisiti? Secondo il mio parere, sì. Nirvana, come tutti i fumetti dei Paguri, fa satira sociale. Si scaglia contro il nostro mondo deridendolo, insultandolo e umiliandolo. Ma di cosa parla? Il protagonista è Ramiro, un truffatore imbroglione che tira a campare sulle spalle degli altri, solitamente in modo spregevole, e che vediamo impersonato in questa foto che ho scattato a Lucca da Guglielmo Favilla, dei I Licaoni. E se non sapete chi siano i Licaoni, dogliatevene. Catturato dalla polizia, accetta la proposta dell'amorevole Ispettor Muda. Amorevole. Ed entra nel programma di protezione testimoni per poter deporre contro il gangster Occhio Nero Ronson. Il criminale, che aveva già dei conti in sospeso con Ramiro, gli sguinzaglia contro i suoi due sicari di fiducia, Slobo e Golem. Ah già, Ramiro ha anche una ragazza di nome Cristi, bella come un fiore, avvinghiante come un'edera e arguta come un frassino. La struttura degli episodi è quasi sempre la stessa. La polizia trova una nuova identità per Ramiro, che però combina qualche casino. L'arrivo di Slobo e Golem sfocia in una carneficina, dalla quale però il nostro eroe riesce miracolosamente a salvarsi. E questo è il significato del titolo. Attraverso le numerose reincarnazioni che Ramiro dovrà affrontare, egli riuscirà infine a raggiungere Nirvana come un moderno Siddhartha. Credici. In questo modo i Paguri bersagliano in ogni numero una categoria diversa di persone, di volta in volta impersonata da Ramiro o che invece ha la mala sorte di imbattersi in lui. Senza riguardo per niente e per nessuno, neanche meno per il pudore, i Paguri si scagliano con rabbia e ferocia contro diversi aspetti della nostra società, evidenziandone la pochezza, mettendogli alla berlina e ridicolizzandone i responsabili. Nessun giro di parole, nessun ritegno, niente che possa essere vagamente offensivo, ma solo molto offensivo. Nessun perdono, nessuna pietà, solo disprezzo, irriverenza e... Oh mio Dio! Cosa stanno facendo a quel coniglio? A causa dei toni un po' sopra le righe dei suoi contenuti, Nirvana potrebbe risultare una lettura non idonea a una qualsiasi tipologia di lettore. Potreste correre il rischio di riconoscervi in uno dei personaggi scherniti dai Paguri, e se siete permalosi o suscettibili, potreste anche risentirvene.
Quindi vi sconsiglio caldamente la lettura di Nirvana se siete a corto di autoironia, se non volete offendervi e se siete assicuratori, se siete agenti immobiliari, se siete giornalisti di cronaca, se siete giornalisti sportivi, se siete agenti di polizia, se siete commissari, se siete procuratori, se siete del RIS, se siete guardie di finanza, se siete militari in missione di pace, se siete ausiliari del traffico, se lavorate al circo, se andate al circo, se siete chirurghi, se siete medici senza frontiere, se siete impresari di pompe funebri, se siete morti, se siete operatori che chiamano per proporre nuovi piani tariffari, se fate spot televisivi per la TIM, se fate testimonial per le magliette di deputa madre, se siete amministratori delegati di un'importante industria farmaceutica, se siete attori porno, se siete camionisti moldavi, se siete egiziani, se siete africani, se siete brasiliani, se siete zingari, se siete ebrei, se siete buddisti, se siete cristiani, se siete cattolici, se credete nell'amore, se credete nel Feng Shui, se credete nella vita eterna, se credete nella reincarnazione, se credete nel voodoo, se credete ai giornali, se credete ai politici, se credete ai Maya, se credete negli alieni, se credete in Dio, se credete nella Padania, se credete ai complotti, se credete a maghi, cartomanti, fattucchieri, se siete dei maghi, cartomanti, fattucchieri, se credete nelle medicine alternative, se credete nei valori della famiglia, se credete nei valori della patria, se credete nelle favole, se andate all'Angelus, se andate a catechismo, se andate a cene eleganti a casa del Premier, se andate all'IKEA, se andate in giro su una sedia a rotelle, se andate in giro su un'auto blu con la scorta, se avete bollato l'auto, se andate al billionaire, se andate a fare shopping, se andate ai saloni di bellezza, se gestite un salone di bellezza, se siete vecchie impellicciate, se siete giovani smutandate, se siete obesi, se vi fate i colpi di sole, se vi fate la pulizia del viso, se usate le unghie finte, se vi fate la fotodepilazione e il sostegno ai capelli, se passate le ore al cellulare, se avete un account Facebook, se avete un account Twitter, se avete un account Foursquare, se scrivete un diario, se scrivete usando le K al posto di CH, se avete partecipato al Grande Fratello, se seguite in TV l'Isola dei Famosi, se seguite in TV La Pupa e il Secchione, se seguite in TV i reality, se seguite in TV i talent show, se siete i giurati di Amici, se televotate, se seguite in TV il calcio, se seguite in TV il moto mondiale, se seguite in TV la Formula 1, se seguite in TV i servizi dei TG sugli animali, se seguite in TV il TG2, se seguite in TV Studio Aperto, se seguite in TV Striscia la Notizia, se seguite in TV 100 vetrine, se seguite in TV Mistero, se seguite in TV Voyager, se seguivate in TV Lost, se seguite in TV CSI, se seguite in TV Porta a Porta, se seguite in TV L'Angelus la domenica mattina, se seguite in TV Ciao Darwin, se seguite in TV Quarto Grado, se seguite in TV Pomeriggio 5, se seguite in TV Chi l'ha visto, se non seguite in TV Report o Presa Diretta, se seguite in TV Sanremo, se seguite in TV Veline, se seguite in TV I Soliti Idioti. Se ascoltate Laura Pausini, se ascoltate Finlay, se ascoltate Claudio Baglioni, se ascoltate Jovanotti, se ascoltate Luciano Ligabue, se ascoltate Eros Ramazzotti, se ascoltate Biagio Antonacci, se ascoltate Hip Hop, se ascoltate Roberto Benigni che legge la Divina Commedia, se leggete Fabio Volo, se leggete Federico Moccia, se leggete Nirvana, se guardate i film di Pieraccioni, se guardate i cine panettoni, se avete visto Twilight, se avete visto un qualsiasi film che inizia con Scusa se o Scusa ma, se avete visto Troppo belli, se avete visto Alex l'Ariete, se avete visto Maschi contro femmine, se commettete violenza sulle donne, se subite violenza sulle donne, se siete scafisti, se siete immigrati clandestini, se siete dei sicari al soldo della mala, se vi aspettate che Nirvana sia come Ratman, se siete dei nerd che fanno cosplay, se siete dei nerd che giocano a Magic, se siete dei nerd che leggono fumetti. A proposito, quella storia non faceva ridere proprio per niente.
se siete volontari di parrocchia, se siete seminaristi, se siete sacerdoti, se siete suore, se siete vescovi, se siete il papa, se siete il capo del governo, se siete il ministro dell'economia, se siete il ministro della semplificazione, se siete il ministro della giustizia, se siete il ministro della pubblica amministrazione, se siete il ministro della salute, se siete ministri, se siete europarlamentari, se siete consiglieri regionali, se siete consiglieri regionali della regione Lombardia, se siete un portavoce di partito, se siete opinionisti, se siete garantisti, se siete giustizialisti, se siete a favore dei patti lateranensi, se siete contrari all'articolo 18, se credete nei miracoli, se pensate che le dimensioni non contino, se censurate, se siete antiabortisti, se pensate che i preservativi non servano nella lotta all'AIDS, se siete contro i videogiochi violenti, se siete contro le intercettazioni, se vi piacciono gli ippopotami, se vi piacciono i coniglietti. Oh mio Dio! Cosa stanno facendo a quel coniglio? Se attaccate i magistrati, se difendete la privacy, se siete filo nazisti, se siete filo vaticani, se siete filo monarchici, se siete Fiorenzo Bava Beccaris, se siete Silvio Berlusconi, se siete Giacomo Leopardi, se siete Ugo Foscolo, se siete il Trota, se siete Benedetta Parodi, se siete Benito Mussolini, se siete Barbara D'Urso, se siete Enrico Mentana, se siete Bud Spencer, se siete Alessia Marcuzzi, se mangiate lo yogurt col bifido, se siete Bruno Vespa, se siete Michael Jackson, se siete Monica Lewinsky, se siete Joseph Ratzinger, se siete Carol Wojtyła, se siete Augusto Pinochet, se siete Cristiano Ronaldo, se siete calciatori analfabeti, se siete calciatore, se siete tifosi interisti, se siete tifosi, se siete allenatori, se siete arbitri, se giocate al videopoker, se giocate a Guitar Hero, se suonate il pianoforte, se siete omosessuali, se siete dei trans, se avete perso i parenti ad Auschwitz, se scattate foto sulle scene delle tragedie, se collezionate le figurine animali del Molise. E ora, se la psicologia inversa ha funzionato come avrebbe dovuto, siete ansiosi di leggervi tutti i numeri usciti sinora di Nirvana, che per la precisione sono il numero 0, i numeri dall'1 al 6, di cui il numero 1 disponibile anche nella Variant Edition Gratta e Puzza, e il numero 6 e mezzo, che funge da collegamento tra la prima e la seconda serie di prossima pubblicazione. Ogni volume, inoltre, reca come titolo quello di una famosa canzone, o la sua traduzione in italiano. Una particolarità di Nirvana, perlomeno di questi primi numeri, è la suddivisione temporale della vicenda. La storia non è narrata sequenzialmente, partendo dall'inizio e giungendo alla conclusione. Anzi, l'antefatto viene svelato soltanto nell'ultimo numero ed è ricostruito a ritroso, un po' come in Memento, solo che a Nolan è riuscito un po' meglio. Mentre invece parecchi lettori di Nirvana hanno avuto delle difficoltà a capire i diversi piani temporali e sono andati un po' in tilt. Anche tu all'inizio non stavi capendo nulla. A complicare tutto questo c'è anche il fatto che il numero 0 si colloca tra il numero 4 e il numero 5, con buona pace delle relazioni d'ordine. Insomma, se vi piace il montaggio frenetico alla Pulp Fiction non avrete problemi. Altrimenti, tornate a leggervi Naruto. Ma se lo leggi anche te... Una seconda caratteristica di Nirvana è la totale mancanza di personaggi positivi. Nel mondo di Nirvana esistono soltanto chi si approfitta degli stupidi e gli stupidi. Non ci sono i buoni, non ci sono gli innocenti. O sei un farabutto criminale o sei una sua vittima. Ma sei una vittima solo perché sei scemo, perché se tu non fossi scemo saresti un farabutto criminale. I paguri ritengono forse che la nostra società sia condannata? Che non esista più possibilità di redenzione per la razza umana? Dove sono i buoni? Quando ho posto loro questa domanda a Lucca, Pagani mi ha risposto che i buoni ci sono, ma stanno in altri fumetti. Pagani e Caluri, in Nirvana, così come nei loro lavori precedenti, non ritraggono la società a 360 gradi, ma si soffermano su quegli aspetti che gli danno sui nervi, e a quanto pare ce ne sono parecchi. Per quanto distorta, la realtà rappresentata nel fumetto è una realtà parziale, che si focalizza sui tratti negativi, per compensare il fatto che sono quelli solitamente trascurati dagli altri fumetti. E poi essere cattivi fa bene alla pelle e tonifica i glutei.
Infine, una cosa che ho trovato particolarmente divertente è la pagina della posta, Fasulla. Già dal primo numero, i paguri rispondono a delle lettere farlocche in cui scimmiottano le classiche missive pubblicate sulle pagine degli albi a fumetti. Prendono in giro i lettori, la redazione, loro stessi e le critiche a Nirvana, con il loro consueto garbo. Dal quarto numero vengono pubblicate lettere vere, ma i toni non cambiano. La nuova stagione di Nirvana inizierà a gennaio. Vi saranno dei cambiamenti nella struttura delle storie, come già anticipato nel numero 6,5, e staremo a vedere quali saranno le nuove incarnazioni di Ramiro. Mi aspetto che questo giro vengano presi di mira anche autori di fumetti di dubbio gusto e altamente diseducativi. Prima di salutarvi vi lascio un paio di link nel caso vogliate approfondire l'argomento. NirvanaComics.it è il sito dedicato Guardo un po' al fumetto. DonZauker.it è il blog dei paguri, dove pubblicano aggiornamenti sulle loro attività e commenti vari sull'attualità. Fatene buon uso. Ah,